Posso cominciare con una cosa? Sì. Vorrei cominciare con ricordare due bravi amministratori, sì, che erano il Bergianti e come diceva l'assessore urbanistico? Artioli. Sì. Erano proprio bravi. Sì. Ci siamo sempre chiesti perché Bergianti poi alla fine non ebbe la forza di adottare il piano quando aveva poi così tenacemente invece... Io mi ricordo quando lo illustrò, lo conosceva meglio lui di me, che è giusto, sai? Lui era amministratore, però ci avevo lavorato io più di lui. E Artioli ha partecipato a tutte le riunioni, tutte le decisioni le abbiamo prese attorno al tavolo, insieme. Uno dei miei maestri, sapete chi è stato di urbanistica? È stato Rubestriva, ex sindaco di Modena. Ex sindaco di Modena, sindaco storico di Modena. Sì. Modena mi ha insegnato molto. Il disegno stesso del piano, con tutte le aree per servizi, sì, che poi arrivavano ad essere come standard molto più alto rispetto quindi allo standard regionale. Già lo era, certo. Esatto. E si parlava di 600 ettari e l'amministrazione successiva disse impossibile espropriare 600 ettari. Ma io non avessi espropriato l'oggi al domani. Poi c'era tutta la cintura verde che faceva parte, che non era tutta da espropriare. Cioè è una riserva possibile espropriare, non è mica indispensabile. Sì, quindi praticamente è stato una forzatura. Una forzatura. Come se, il neoliberismo ha cominciato in quegli anni a vincere anche in Italia. No? Sì, praticamente... Meno stato, più mercato, no? Cioè. Privato e bello. Quando l'urbanistica è nata per sanare le insufficienze del mercato all'inizio del 1800 il capitalismo ha inventato l'urbanistica, mica i comunisti che allora non c'erano. Era a New York, non ce la facevano, se la città andava avanti così era un casino, bisognava che qualcuno regolasse da fuori visto che il mercato non ce la faceva. Così hanno inventato il piano regolatore. No, è stato un periodo molto brutto. Comunque, scusate, sto parlando no, più. Poi c'è un'altra cosa che ci ha colpito, il fatto che 6-7 anni prima della legge 20, la legge regionale urbanistica di Emilia Romagna, voi avevate già diviso il piano strutturale e il piano programmatico. Sì, sì, sì. Ecco, anche questa è una cosa che è stata comunque decisa. Questa l'abbiamo cominciata a pensare a Venezia. Per il centro, nel fare il piano del centro storico, e là forse ha ragione, è proprio il primo piano regolatore nel quale abbiamo sperimentato e gli amministratori sono stati subito d'accordo su questa scelta. E quindi la domanda, quella che tutti mi hanno chiesto di porre poi in realtà è questa: chi è che ha ucciso il piano di Salzano? Perché... Intanto non è il piano di Salzano, è un piano che io ho concorso a redigere, ma che, come dicevo, è stato fatto, mi ricordo, il grande tavolo quadrato nella stanza lì a dove c'era l'ufficio tecnico. Comunque c'era questo grande tavolo, c'era l'assessore Artioli, l'architetto Daini, c'era la Magnani, c'era un'altra disegnatrice, c'era Scano, c'era Baioni quando ha cominciato a lavorare con noi, c'era un altro paio di comunali e cioè, ognuno faceva il lavoro da una settimana, ogni 15 giorni ci vedevamo, ognuno faceva la sua parte di lavoro, l'ufficio faceva la sua, noi ragionavamo sulle norme, le cose eccetera, poi ci si vedeva là e si facevano le scelte insieme. Noi le proponevamo, ma si discuteva con l'assessore, che l'assessore poi il territorio lo conosceva bene. È stato un bel lavoro collettivo, poi è andato in fumo, ma molto bello è stato. Sì, e poi c'è questa, diciamo, questo rapporto, no, della città con la campagna che veniva risolto con questa cintura verde che diventava un po' il nuovo muro, la nuova mura di Carpi, il limes che si dotava la città per avere un rapporto anche più equilibrato con la campagna. Questo come era interpretato poi nella
veramente, cioè tra questa ci fu una delle prime cose che ci disse Daini, che ci pose il problema se pensavamo che la città dovesse avere, perché cosa pensavamo sul termine i confini della città. E mi ricordo che facevo proprio un convegno in preparazione del piano regolatore che si chiamava i confini della città. E allora si sgretola dove la campagna comincia a impudrinire, insomma, a diventare un casino, e pensavamo di mettere quella particolarmente sotto controllo, in un modo che non comportasse necessariamente l'esproprio, che privilegiasse le utilizzazioni agricole, e in cui là mi pare si potevano espropriare per impiantare boschi, oppure si potevano, oppure si concentravano, tutta questa fascia qua mi pare fosse le attrezzature sportive, sì, le attrezzature sportive della città, ma con un grande rapporto di prevalenza di area scoperta sull'area coperta e così via, proprio per avere un'area di particolare attenzione e controllo che delineasse i confini della città in modo soft, in modo aperto, in modo verde, in modo controllato, insomma. E così fu. Sì, poi in realtà adesso questo... E la cosa fu assoluta, cioè non ci fu il minimo, il minimo contrasto. Quindi il vostro rapporto si è interrotto, diciamo, così in modo... Beh, noi abbiamo finito il nostro lavoro. Sì. Devo dire che spesso capita queste cose. Cambiano le maggioranze e cambiano gli uomini. Magari non cambiano le maggioranze politiche, però cambiano gli uomini. E beh, quella è l'epoca, è stato il momento in cui appunto sono cominciato ad andare dietro agli affari. Non voglio parlare di corruzione, però lo spirito è cambiato. Una volta, almeno a sinistra, la differenza tra profitto e rendita era chiara. Non era morale, non era moralistica, ma era chi percepisce profitto lavora e rende un servizio utile alla società, chi percepisce rendita è un parassita e quindi non merita di essere considerato, e dato che fa costare di più le cose, le case in particolare, nei limiti del possibile va combattuto, va ridimensionato, va tenuto al suo posto. E poi questa intelligenza politica è scomparsa. Cioè, tu pensi che non sia ancora un valore della sinistra e quindi delle amministrazioni, diciamo, la sinistra c'è ancora? Sì, il confine tra profitto e rendita nell'urbanistica. No, adesso viene teorizzata la necessità di allearsi con la rendita, cioè di contrattare con la rendita. Anche perché assistiamo sempre di più così per esempio, da noi i PEP si facevano in modo quasi automatico, anzi. La regola era che il 50% dell'espansione era PEP, il resto era privato. Adesso si tende sempre di più, no, a fare comparti, diciamo, cosiddetti perequati, delegare ai privati la costruzione degli edifici pubblici, di alloggi pubblici, insomma, quindi convenzionare più che gestire, diciamo, l'edilizia pubblica. Però si vede che i conti si sono fatti male, perché comunque l'offerta di edilizia pubblica sta diminuendo sempre di più, mentre invece la domanda non è scesa, si è mantenuta molto forte, e quindi anche risposte sociali dall'urbanistica non ne stanno arrivando. Io mi ricordo, poi l'esproprio, io mi ricordo quando andai a illustrare, mi pare a Reggio Emilia, le nuove leggi per l'esproprio nella legge della casa del 71. Poi dopo mi fermò un signore, un agricoltore, cioè un contadino, no? Diceva, ma noi con queste leggi nuove sull'esproprio, perché ci pagano il terreno il doppio del suo valore agricolo, e per noi è molto,
con questo noi ricompriamo un'altra azienda nuova, su terra nuova, e cioè l'impatto sociale del buon welfare applicato al territorio non è mai stato un impatto negativo nei confronti della base sociale di riferimento della sinistra. Anche gli imprenditori erano d'accordo su questa linea. Le margini città e la sua estrema periferia sono spesso il luogo dove contemporaneamente si frantuma e si impoverisce il carattere urbano e si degrada il carattere agricolo. Sono una sorta di terra di nessuno, eccetera, eccetera. Per ricostruire i confini della città non significa creare una barriera, eccetera, significa invece risolvere positivamente l'ambiguità, l'indeterminatezza, eccetera. Progettare una conclusione morfologica della città che segna un tempo il limite dell'urbanizzazione e la transizione tra città e campagna, esercitare un controllo attento sulle aree di transizione tra città e campagna, tra urbano e extraurbano, che ci dicevano che erano le aree in cui era più difficile controllare l'abusivismo. Allora, scherzando, visto che Bergianti era un appassionato di ippica, diciamo che là si potevano istituire delle guardie a cavallo che ogni mattina facevano il giro della città per verificare non ci fossero iniziative abusive, costituire una riserva per l'ulteriore necessità di utilizzazione urbane. E qua prevedevano che ci fossero esclusivamente attività agricole con esclusione di qualsiasi nuovo insediamento, boschi di nuovo impianto, impianti sportivi e ricreativi con dominanza di aree scoperte e vegetate, ove necessario, attrezzature scolastiche di interesse comune per il soddisfacimento degli standard di legge. In tutte le aree è prevista una progettazione unitaria degli interventi, fortemente finalizzata, e un controllo paesistico dei margini della città. Questi erano i nostri obiettivi. Quindi l'esproprio era assolutamente strumentale, non era. E probabilmente nelle norme dicevamo che era consentito l'esproprio. Dire che è consentito non significa che è previsto. Certo. E poi comunque le aree dell'espropriazione devono essere nella parte operativa del piano, cioè quella che l'amministrazione decide ogni 5 anni. Quindi. No, ma sai, si mitizza, eh? Se voglio togliere di mezzo un omettino che non mi dà nessun fastidio, faccio credere che sia un gigante, che sia fortissimo e che gli escano le fiamme dalle narici, quindi basta che lui le rivolta verso di me, io sono morto. Sì. Quindi un meccanismo l'hanno usato anche con Saddam. Cioè, l'inversione di tendenza, quindi, è una cosa utopica o si può ancora cercare di ricostruire qualche sorta di indicazione dal basso? Ma le cose così non possono andare avanti, secondo me. L'importante è che un numero sempre maggiore di persone se ne renda conto, si renda conto che è possibile vivere in modo diverso, che il che viviamo oggi è il risultato di scelte, ma che avrebbero potuto essere prese scelte diverse e che ancora oggi è possibile. Perciò secondo me queste cose sono utili, non è tanto la celebrazione di un passato felice di cui abbiamo nostalgia, ma è la consapevolezza che se si sono fatti in modo diverso le cose allora, anche oggi si possono fare in modo diverso. Gli uomini sono cambiati, ma possono cambiare ancora. Tra l'altro l'ultima stesura della nuova legge, la nuova proposta di legge nazionale dell'Ulivo, non è male. Che la perequazione la riconducono su un terreno corretto, cioè quello dei vecchi piani di utilizzazione convenzionata, insomma, quello è sostanzialmente. Nelle aree nelle quali interviene in modo unitario, fa in modo che ognuno abbia gli stessi valori, ognuno dei proprietari attuali ha gli stessi valori immobiliari anche dopo l'operazione. È una cosa che sempre fa, anzi, mi ricordo che a Carpi il tentativo che abbiamo fatto
e di usare criteri analoghi, cioè ridistribuzione dei valori immobiliari nelle operazioni di recupero urbanistico. C'è un'area con delle fabbriche in cui volevamo, è un'area dismessa in cui volevamo riorganizzarlo creando, sentendo di demolire la fabbrica e costruire case, uffici, non ricordo che cosa, e là c'era il problema di applicare anche là lo stesso meccanismo dell'utilizzazione convenzionata, che poneva qualche problema in più di contabilità con i proprietari rispetto a lavorare su un'area libera, però non c'erano difficoltà concettuali o giuridiche, diciamo. Per far capire che così la mitologia dell'esproprio, come è stata poi... È una balla. Questi... Bisogna ricominciare a camminare. Da soli, senza maestri più. Però siamo diventati più bravi, più grandi. Sappiamo attingere meglio le informazioni, sappiamo muoverci meglio, sappiamo dialogare meglio con gli altri, abbiamo più strumenti. Certo. Questo serve. La rete, per esempio, è una cosa favolosa. Fatemi sapere com'è andata sta cosa. Quanta gente c'era, quanti interventi ci sono stati. Certo. Che sono cose, magari uno lì per lì non se ne rende conto, ma sono cose utilissime. Soprattutto se poi nascono... Se da queste occasioni nascono cose che camminano per conto loro. Per esempio, se dopo questo convegno si forma un gruppo di giovani che magari continua a studiare su questi argomenti. Stamattina ho messo sul sito una frase molto bella di Don Lorenzo Milani, che dice: mi sono reso conto che il mio problema è il problema di tutti. Affrontarlo tutti insieme è la politica, affrontare solo il proprio è l'avarizia.